Chiuso il... Sì, apre alle 8. Alle 8? Sì, mi spiace. Perché con la macchinetta riesco a... alle 8, no. Perché sono le 10, alle 8... No, ma alle 8 di stasera però, eh. Che negozio è che apre alle 8 di sera? Aspettiamo. Non ho mica tempo, Buongiorno gentile cliente, benvenuto a Hollywood 2000, il suo distributore di cinema personale. Ah, è lei, Besa? Sì, sono io. Stasera sta a casa? Sì, stasera mi stravacco sul divano e mi vedo un bel filmone. Cosa le va di vedere? Un bel thriller, un film d'avventura, un giallo, un film comico, no. Una commedia? Abbiamo dei bellissimi film di inchiesta sociale tra gli ultimi arrivi. No. Dei documentari antropologici, alla Michael Moore, no. Per intenderci. Qualcosa di coreano? No, a me i cinesi poi saltano, gridano. Beh, sì, lo so che in Australia saltano tutti. Che Hong Kong, che poi guardi, io la capisco, perché... Cioè, poi Sud America non mi piace, l'India, tutte ste robe a me... Quindi cosa le do? Un bel classico, Un film stile americano che... o in bianco e nero francese? È un momento che c'ho... Un classico tipo il dottor Zivago? No, guardi, il dottor Divago no, perché non è qualcosa di più preciso. È un dottore che divaga sempre, non è che... La donna che visse due volte? Ah, ma l'ho già visto due volte, mi è morta quattro volte ormai, dai. Senta, mi dica che film vuole. Così movimentato, non ce l'ha che... Green. No, qualcosa sempre di più giovane. Sempre del sabato sera, tempo delle mele. Qualcosa con le pere, qualcosa con le pere, non ce l'ha qualcosa con le pere? L'albero degli zoccoli. Benissimo, mi andrebbe... Ce l'ha anche al femminile per caso, perché... La principessa Sissi. Il Sissi me li sta facendo girare lei, non ha qualcosa di più, cioè, capiti, qualcosa di... Mi faccia capire, quindi niente storie in costume? No, cioè sì, possono anche cominciare col costume, basta che finiscano senza. Senta, basta con sta tiritera, si legga la lista completa dei film hard e si arrangi. Sette buchi per sette fratelli. A qualcuno piace lungo. Alibaba i 40 guardoni. Bel figor. Quasi mi prendo un bel figor. Allora, tu vai a luglio. Luglio. Tu fai fin tu, dove? Fin qua. Le ultime due? Però luglio. No. Sì. No, settembre, da, agosto è qua. Sì, ah, giusto. Ma tu fai? Da qua a qua. E io faccio fino al 15. Buondì. Buondì. Ah, buongiorno. Sì, è stato... Quando è che l'abbiamo provato, ragazzo? Ah, pochi giorni fa. Due giorni fa è stato, sì, però sì, no. È stato qua. Insomma, è stata una roba un po'... Perché noi gli abbiamo... Cioè, mi ha detto, cioè, arrivavano i clienti e lui diceva. Lui, non so, perché, ecco lì. Strambolotti. Rifare la testa no, perché sono appena stato dal parrucchiere. Tirare la cinghia no, perché ho già patito abbastanza durante la dieta. Aggiungere olio no, perché è stanlio. Dai, so tutto il. Gli hanno chiesto di rifare la trasmissione. No, perché siamo in diretta, ha detto. Sostituire la centralina elettronica no. E con cosa? Con un'altra centralina elettronica? È arrivato uno, gli ha chiesto: mi tira il freno dietro.
Me l'ha tirato dietro. Oh, dietro l'ha tirato, non l'ho neanche visto da dietro che l'ha tirato. Allora noi un po' sì, abbiamo alla fine della giornata gli abbiamo detto: Coco, se proprio devi, stai a casa. E lui è rimasto a casa. Hai visto che bel mazzo di fiori? C'erano dei fiori bellissimi. Certo che l'ho visto. Credi che non sappia più riconoscere le cose belle. Allora, aspettami qui, vado su e ne prendo un mazzo. Tu aspettami qui, un attimo. Guarda che ho capito il tuo piano. Tu speri che nel frattempo io muoia, così hai già pronti i fiori. Ma no, questo hai pensato. Ma no, ma cosa dici? Ma io voglio prenderti i fiori da viva, dai, Ah, certo, da viva. Così quando morirò la mia tomba resterà spoglia, dimenticata, in un cimitero abbandonato. No, questo stai pensando. Ma non ci facciamo cremare quando moriamo, dai. Quando muori tu ti faccio cremare, così almeno nell'ultimo istante sarai capace di darmi un po' di calore. Oh, porca miseria, non è che possiamo cambiare discorso. Perché... Eccolo là, eccolo, sei sempre il solito. Adesso ti riconosco. Adesso ti riconosco. Quando si tratta di parlare di cose importanti, lui vuol cambiare discorso. No, ma io dicevo così per parlare di cose meno tristi, dai. Sì, perché parlare di me e di te è una cosa triste, vero? Ma no, la morte è triste, non noi. Cosa c'entriamo noi, dai? Tutti dobbiamo morire. Lo sai? Insomma, lo sai che tutti dobbiamo morire? Ma c'è tempo. Nessuno te l'ha mai detto? Ma c'è tempo, per quelle cose lì c'è tempo. Sempre tempo. Dai, Sei il solito procrastinatore. Tu procrastini. Sono 40 anni che procrastini. È tutta la vita che procrastini. Te ne rendi conto? Vabbè, non è che adesso ho tempo e quindi posso morire, Dai, adesso no, non ho tempo, Così va a finire che tu mi muori quando io sono occupata. Hai mai pensato? Ma non è che uno decide quando morire, è una cosa che viene, no? Certo. Dai, insomma. Tu non hai mai voluto decidere niente della tua vita. Oh, io volevo solo comprarti un mazzo di fiori, dai, ma ti rendi conto, A tutte le donne fa piacere ricevere i fiori, dai, E tu questo come lo sai? Ma... Come lo sai questo? Dimmelo. È un luogo comune. È un luogo comune, Questo significa che se a tutte le donne piace ricevere dei fiori, piace riceverli anche a lei, vero? Altrimenti avresti detto a tutte le donne meno una. A tutte le donne piace ricevere dei fiori, meno uno, elemento X. Invece hai detto a tutte le donne, quindi anche a lei. Ma lei chi? Lei, quella a cui piace ricevere dei fiori. Ma lei chi? Lei, la tua amante, la solita. Ma la solita chi? Valeria, forse è meglio così. Addio. Ma Valeria chi? Buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo questo nostro incontro presentando ovviamente subito il nostro ospite, il professor Besa. Buonasera, benvenuto. Allora, io normalmente non saluto mai. Buonasera, buonasera a tutti. Non partecipo mai ai festival, anzi grazie per avermi invitato. E adesso comincerò il mio intervento. Arrivederci. A questo punto, per rimanere sullo stesso argomento, parliamo di qualcos'altro. Buongiorno. Prego. Amica, una copia di Non solo tutto. Sì. Grazie. Ma lei, quanto le devo? Due. In allegato
anche la tessera raccolta bollini. Bollini, cosa si vince? Niente, questa tessera lei può richiedere i bollini. Sì, i bollini, e che bollini? Non lo so, i bollini li vince lei, mica io. Scusa. Aspetti un attimo. Vabbè, grazie. In allegato ha anche l'orario e le vie in cui passa l'autobus. E in allegato sempre c'è l'orario e le vie in cui non passa l'autobus. Questo mi sembra già meno utile, cosa me ne faccio di una roba in allegato c'è anche un CD musicale in omaggio. Che musica c'è dentro? E c'è scritto qui, questo è un DVD in allegato che spiega che musica sta ascoltando. Ma dai, cioè io devo vedere il DVD per capire che Senta, musica c'è dentro il CD che sto io ascoltando. Io devo allegare, mica allego, capisce? Io. La rivista non solo pasta, le regala anche una simpatica pentola a pressione con dentro il minestrone per 4 porzioni. Ma anche scotta ancora, porco cane. Poi c'è la rivista di Non Solo Tutto, Non Solo Sci, che le regala queste pinne. Anche le pinne, grazie, guardi. Aspetti, cosa c'è oggi? Aspetti, senta. Ma porco cane. Io sono l'allegante, mica l'allegatore. Ma c'entrano le bestie adesso, dai. Senta, la rivista Non Solo Meteo le regala questa pala per neve, per il suo simpatico vialetto. Vialetto. Perché poi c'è la rivista Non Solo Archibugi, e le regala in allegato questo splendido schioppo. Porca miseria, anche lo schioppo. Aspetti. Ma porco cane, guardi. Perché la rivista Non Solo Scope non serviva regala questa comoda, simpatica. Porca miseria, ma anche efficiente aspirapolvere. Porco. E poi. Porco cane, sono anche venuto in autobus, che se sapevo venivo in macchina. Aspetti. Che non mi sta dentro niente. Ma porco cane, ma guardate che roba. Porco cane. Aspetti, Giovanotto, aspetti, perché la rivista Non Solo Motori le regala questa splendida bici.